Allora, intanto buongiorno a tutti, a me piace fare subito una piccola precisazione, malgrado il nome molto straniero, sono nato in Italia, tutta la mia carriera cinematografica, a parte proprio l'inizio, dove se parleremo, si è svolta in Italia. L'inizio felice è stato un caso, stavo studiando a Parigi, perché io sono di genitori francesi, e tu sai che mio padre comunque era nell'ambiente all'epoca e era molto amico di Claude Lelouch. Un giorno mi portò sul set di un film, tanto per vedere, io avevo 17 anni, e mi piace enormemente quella cosa, tanto che Lelouch mi offrì la possibilità di partecipare, ma solo come spettatore, a uno spot pubblicitario che avrebbe dovuto girare da lì a qualche mese. Io ci andai e devo dire che rimasi affascinato proprio dal modo in cui si prepara il girato di un film, gli attori, le scene, ed era solo uno spot pubblicitario. E avevo solo 17 anni. E sei anni dopo, tornato in Italia, era rimasto quel tarlo, e mi rivolsi a un produttore italiano che avevo conosciuto, gli chiesi se gentilmente mi dava la possibilità di lavorare, di fare qualcosa. Mi spedì sul set di un film che era appena iniziato in Nord Italia, a Stresa. Il film si chiamava La stanza del Vescovo, regia di Dino Risi, con Ugo Tognazzi, Ornella Muti, Patrick Devers, un attore francese. E da lì ho iniziato. In quel film io facevo, vi giuro non mettetevi a ridere, lucidavo le scarpe del produttore. Facevo il runner, qualsiasi cosa, da portare il caffè a comprare le sigarette agli attori e cambiare, aiutare il fotografo di scena a cambiare la pellicola della macchina da foto. E l'ho fatto per tanti anni questo lavoro. È un lavoro che si fa a vari livelli. Si incomincia. Buongiorno Franco. Buongiorno, benvenuti. Sono Franco Montini e chiedo venia per questo imprevisto ritardo. Chiedo scusa. Comunque, per farla breve, dal segretario poi ispettore, direttore di produzione, organizzatore generale, ho finito la mia carriera nella produzione con l'ultimo film su cui ho lavorato, che era Sogni d'oro di Nanni Moretti. Ho avuto la fortuna in questi anni di lavoro sulla produzione di lavorare con quello che io reputo essere i più grandi registi italiani dell'epoca e anche tuttora viventi qualcuno, appunto Risi, Bolognini, Scola. Ho lavorato con Liliana Cavani, ho lavorato con Fellini su due film, ho lavorato anche con Franco Corbucci, ho fatto anche dei film molto commerciali italiani che erano i famosi Monnezza, Thomas Millian, Squadra Antigangster, ho fatto anche un film che si chiamava Poliziotto Sprint. È tutta gavetta, è tutta cosa che mi ha insegnato moltissimo su quello che è il lavoro di questo settore, il cinema, che è bellissimo. Dopodiché ho incominciato a lavorare nelle sale cinematografiche, perché all'epoca qualcuno mi chiese di tornare in Francia a studiare la fattibilità di costruzione delle multisale. Però parliamo del 1981, ancora non si sapeva minimamente cosa fosse una multisala in Italia. Andai lì, ho lavorato per 2 anni in Francia in una società che si chiamava Gaumont, programmato anche delle sale nel nord-est della Francia, sono tornato in Italia, mi sono occupato di circuiti di sale per parecchi anni, fino al 1991, quando la United International Pictures, che era una joint venture tra Paramount, Universal e Metro-Goldwyn-Mayer, mi chiese di andarmi a occupare della direzione commerciale di quell'azienda. Fecero di quelle offerte che non si possono rifiutare nella vita. E da lì è iniziata la mia carriera di distributore. Però reputavo già all'epoca di arrivare in quel ruolo con un bel bagaglio di esperienza professionale, perché sapevo come si faceva un film, sapevo come si doppiava, anche perché nell'ambito dei lavori precedenti ho fatto anche l'assistente di doppiaggio con Renzo Palmer per tanti anni, e per cui distribuire un film sapendo cosa c'è dietro è molto utile, perché uno rispetta molto di più il prodotto che riceve in mano. Distribuire un film è un lavoro molto molto atipico, non voglio dire complicato perché tutti i lavori sono difficili nella vita, atipico perché non è un lavoro da scaffale come molti potrebbero pensare, non è un prodotto che uno mette sul mercato, lo mette lì e aspetta che la gente lo compri, no, è un prodotto che va preparato, la preparazione è lunghissima,
che esso sia un film di produzione nazionale, italiano, che esso sia invece un film di produzione internazionale come quelli che maggiormente distribuiamo noi alle Universal.